Il primo, che anche se prima avevo detto che non avrebbe parlato, non è possibile che non lo facciamo parlare, perché comunque c'è Peppino lavorato, come facciamo a non farlo parlare? Compagne e compagni, cittadine e cittadini di tutto il mondo, perché in questa piazza e in tantissime altre piazze oggi c'è l'umanità migliore del mondo. Nei giorni scorsi, alla notizia dell'arresto di Mimmo Lucano, la destra fascista e razzista ha esultato e lo ha fatto anche in modo incomposto. Credevano e speravano costoro di essersi tolti di torno il sindaco che aveva smascherato le loro falsità, il sindaco che aveva dimostrato con la sua politica solidale, generosa ed intelligente che i migranti non sono un problema per le nostre popolazioni. I migranti sono anzi un'occasione, una grande risorsa, e lo ha dimostrato con il modello Riace in questa terra nostra, di Calabria, impoverita e desertificata dall'emigrazione. I paesi possono ritornare a rinascere, a rimanere in vita, a svilupparsi con questa occasione, con queste nuove presenze. Questo dimostra il modello Riace e sconfigge in pieno le falsificazioni della destra. Oggi, al contrario di quelle speranze, la vicenda di Riace, la vicenda giudiziaria a danno di Mimmo Lucano è diventato uno scatto democratico del paese. La riscossa della coscienza democratica del popolo italiano. Ed anche sta significando anche la riscossa delle forze democratiche della sinistra che sembravano addormentate. Queste forze devono oggi guardare a quanto è accaduto in questo giorno a Riace. Migliaia e migliaia di persone oneste e pulite, migliaia e migliaia di giovani hanno manifestato, presenti nella lotta. Non vedevamo nelle assemblee, nelle riunioni della sinistra italiana, giovani da parecchio tempo. Ecco, se vogliono riorganizzare con le forze dei giovani le loro organizzazioni, devono venire qua a Riace, dove si combatte la battaglia del nostro tempo.
una battaglia che divide i campi in modo netto. Da una parte vi stanno quelli che con la paura, con le falsità, vogliono scatenare la guerra tra le nostre popolazioni, tra i nostri poveri, tra i nostri disoccupati e i disperati che giungono sulla nostra terra perché devono scappare da nazioni che sono state bombardate, violentate dalle grandi potenze dell'Europa e del mondo, che sono state rapinate, che sono state costrette alla fame. Sono popoli e giovani costretti a scappare dalla loro terra. Impoveriscono le loro terre con la loro fuga e arricchiscono le nostre terre, i popoli più ricchi del mondo, gli Stati Uniti, l'Inghilterra, la Francia, la Germania, sono diventati ricchissimi e potentissimi perché hanno accolto i migranti, perché lì, in quei paesi, è giunto il più grande numero di migranti. Negli Stati Uniti sono diventati la più grande potenza del mondo per i migranti di tutto il mondo. Ecco, sono una risorsa. E questa grande manifestazione di oggi, mi chiedeva un giornalista che cosa ricorda alla mia esperienza di vecchio di 80 anni. Questa mi ricorda soprattutto il 22 ottobre del 1972. Allora a Reggio Calabria giunsero gli operai di tutta Italia e non ci furono le bombe ai treni ad intimidirli. Giunsero nonostante le bombe ai treni dei fascisti, e giunsero i lavoratori, i contadini delle regioni meridionali. Ci fu la più grande manifestazione di Reggio Calabria, sfilammo in 50.000 e quel giorno significò l'inizio della sconfitta dei boia che molla e dell'attacco fascista a Reggio Calabria e dall'Italia. La grande giornata di oggi, questa grande manifestazione, questa grandissima partecipazione giovanile significherà certamente l'inizio della sconfitta del fascismo e del razzismo che cercano di rialzare la testa del nostro paese. Noi, con manifestazioni come quella di oggi e mobilitando le nostre forze, riusciremo certamente a sconfiggere, a difendere Riace, Mimmo Loquano, questo modello, e a costruire modelli di solidarietà, di fratellanza, di lavoro sinergico ed unitario e fraterno tra i popoli di tutto il mondo.